La decima giornata del campionato Serie A 2 Old Wild West. Dopo la pausa fra terzo e quarto quarto andiamo da Carlo Ferrario. Coach Bonicioli vuole che la sua squadra giochi per Legion o per Mancinelli. In questo momento hanno dimostrato comunque di essere due giocatori che stanno facendo molto male a Treviso. Dall'altra parte coach Pillastrini ha chiesto chiaramente di contenere Mancinelli vicino a canestro perché sta facendo veramente molto male alla sua difesa, e poi chiaramente ha detto sembra che non siamo più in grado di giocare, torniamo a dimostrare questa cosa, torniamo a essere la squadra dei primi due quarti. E ormai Bonicioli ovviamente conferma il quintetto, se vogliamo piccolo, ma con Mancinelli che sta facendo un lavoro importante in post basso, quello che ha portato la Fortitudo sul meno 5, 64 a 59. Il palleggio prolungato da parte di Sabatini che vuole attaccare McKevy. Gran primo passo di Sabatini, McKevy recupera da dietro e ferma Sabatini in modo assolutamente regolare. Rimangono soltanto 8 secondi per chiudere il possesso offensivo della De Longhi, con Fantinelli chiamato a effettuare la rimessa. Ligia di marcatura sul numero 13 di Treviso. Musso prende, spara, sbaglia, rimbalzo offensivo di Brown, ancora per Musso che perde la maniglia, poi la ritrova, riapre per Sabatini. Antonutti con 9 secondi, palleggio, arresto, tiro e canestro, Michele Antonutti. Ancora un canestro di esperienza, ha fatto saltare il difensore e ha messo questo palleggio, arresto e tiro, che non è un tiro sicuramente facile da realizzare. 14 punti per Antonutti che diventa top scorer di Treviso scavalcando Brown, fermo a quota 13 più 5 rimbalzi. La palla di Ligion per Amici che vuole andare da Mancinelli, prende posizione, spalle a canestro, poi Amici decide di andare da solo in penetrazione, serve Ligion che torna da Amici, fa saltare Brown, poi si butta dentro, palla toccata, Amici la recupera, tira in allontanamento sulla sirena, il tiro non va a segno. Qui ottima difesa di Treviso. Sì, Amici stavolta si è preso un tiro molto forzato, ma è tutto dovuto all'ottima difesa di Treviso che si è chiusa sulle penetrazioni e non ha concesso un canestro facile. Più 7 palle in mano per la De Longhi. Musso ha ricevuto da Sabatini, l'uscita di Fantinelli, ha copiato a Ligion, il taglio di Brown che vuole inchiodare con la mano sinistra. Time out Bonicioli perché Treviso è tornata più 9. Eh sì, subito time out, anche perché nel momento in cui sembrava aver recuperato inerzia, questi due canestri subito hanno riacceso immediatamente l'entusiasmo del pubblico e l'entusiasmo della squadra trevigiana, e coach Bonicioli ha preferito immediatamente fermare l'emorragia. Per quanto Italiano stia facendo un grande lavoro su Brown, alla fine, alla lunga, è chiaro che qualcosa con questo quintetto Bologna deve pagare. Qua abbiamo rivisto la finta di Brown prima di uscire, poi il taglio verso canestro con la ricezione sull'ottimo pallone battuto a terra e l'inchiodata che dà questi 9 punti di vantaggio alla De Longhi Treviso. Brown salito con questo canestro a quota 15, Antonutti secondo migliore a quota 14. A questo punto sarà interessante vedere se Bonicioli manterrà questo assetto senza un centro puro fino alla fine, oppure se adesso, ricordiamo, sia Pini che Brian hanno 3 falli, in teoria potrebbero tranquillamente rientrare. Eh beh sì, adesso Italiano ha fatto un lavoro splendido su Brown, però è chiaro che non è solo lui, anche perché avendo questo mismatch la difesa è costretta a collassare, si aprono spazi per i tiri, per i rimbalzi offensivi. Infatti vediamo come coach Bonicioli rimette in campo Brian per aumentare la fisicità e per poter mettere un fisico e un po' più di atletismo vicino a canestro. Eh sì, era inevitabile viste le difficoltà difensive di Bologna in questi ultimi possessi. Dopo il time out andiamo da Carlo Ferrario. Coach Bonicioli vuole vedere subito un'ottima azione difensiva dei suoi giocatori e poi in attacco chiaramente la priorità è continuare a servire i 4 e poi Ligion, mentre invece dall'altra parte coach Pilastrina ha detto stiamo concentrati, difendiamo bene e poi voglio 5 giocatori a rimbalzo in difesa. Sicuramente le richieste di coach Pilastrini sono state ascoltate, perché Musso devia fuori questo pallone, rimessa per Bologna con 11 secondi per chiudere l'attacco, rimessa affidata ad Amici, si crea sotto canestro il duello adesso fra Silver Brian e John Brown, il blocco da parte di Mancinelli che taglia, buona difesa con la palla toccata, poi in qualche modo la palla arriva comunque al mancio che segna e subisce anche il contatto falloso. Qui la fortuna ha aiutato Bologna. Eh beh, la fortuna aiuta gli audaci, era stato un ottimo backdoor, un passaggio sicuramente un po' corto e come si dice in gergo calcistico la carambola ha favorito Mancinelli per il più strano dei fallo e canestro di questa partita.
Siamo a quota 11 punti per il capitano della Fortitudo, perfetto in lunetta come tutta la sua squadra, 3 su 3 il Mancio, 19 su 19 quest'oggi. Bologna torna in campo Cinciarini e la perfezione di Bologna dalla lunetta viene confermata da questo libero supplementare realizzato da Stefano Mancinelli, meno 6, soltanto due possessi separano Treviso e Bologna. Sabatini per l'uscita di Musso, si va da Brown che cambia lato per servire Fantinelli che vuole attaccare il Legion, penetrazione di Antonuti fino al ferro, canestro più fallo anche per Michele Antonuti. Ancora una volta Antonuti prima fa leggere il tiro e ancora questa volta attacca il recupero, arriva al ferro, fallo e canestro, e sempre nel momento di difficoltà Treviso piazza la zampata che non permette al momento della Fortitudo di avere continuità e spezza ogni volta il tentativo di recupero. Sembra davvero che giochi al gatto con il topo Treviso, ogni volta che la Fortitudo si avvicina arriva la zampata decisiva, questa volta firmata da Michele Antonuti che con 16 punti raggiunge quella che è la sua media stagionale, si porta a 17 con questo tiro libero segnato e Treviso rivede il più 9. McKamey supera la metà campo grazie anche al blocco di Brian, scippato però McKamey da Sabatini, e allora Treviso può ripartire con la transizione gestita da Fantinelli che va nell'angolo, Antonuti, la tripa di Michele Antonuti fa esplodere ancora il palaverde. Antonuti è caldo, sta facendo una partita strepitosa, questo tiro se lo sentiva anche perché è il suo tiro. Siamo a quota 19 punti per Antonuti, tiro da 2 punti, mi correggo, e non da 3, comunque sale a più 11, Treviso sbaglia Mancinelli, il tap out di Sabatini per Fantinelli che corre in transizione, questa volta nell'angolo c'è Busso che deve tornare però da Fantinelli, aggressivo McKamey, Fantinelli prova a superarlo, c'è anche un contatto, si va in punta da Sabatini, accoppiato a Mancinelli, Sabatini lo attacca nell'angolo per Musso che fa saltare il Ligione, poi torna nell'angolo ancora da Sabatini, lo scarico in punta, l'extra pass per la tripla liberissima di Musso, il ferro non lo aiuta, tocca Antonuti, rimessa Bologna, qui Musso ha avuto davvero la palla quasi per ammazzare la partita. Eh sì, era stato anche un ottimo attacco, un tiro completamente libero del tuo miglior tiratore, meglio di così era difficile fare. Dall'altra parte ci sono molte difficoltà da parte di McKamey, che infatti adesso è stato sostituito. Eh sì, in campo c'è Robert Fulz a giocare da playmaker adesso per la Consulting Invest Bologna, chiude il palleggio, va da Brian, seguito lontano da canestro da John Brown, Cinciarini per Amici, la palla nell'angolo per Fulz che sbaglia il tiro da 3 punti, rimbalzo in attacco, Mancinelli sbaglia da sotto, ma c'è il tap-in vincente firmato Alessandro Amici. Sì, ancora una volta la giusta aggressività, un buon tiro di Fulz, e notiamo che coach Bonicioli ha tolto i suoi due americani dal campo e quindi sta giocando ancora come prima con un quintetto con 4 italiani più Brian. Eh sì, 16 punti McKamey, 8 Legion quest'oggi, ma adesso in questa fase cruciale del quarto quarto si gioca senza americani. Sabatini vuole attaccare Fulz, si ferma poi riparte, ottima esitazione, Sabatini grandissimo crossover, va fino al ferro e buca letteralmente la difesa di Bologna. Ottimo in difesa prima su McKamey, gli ha reso difficile ogni volta chiamare il gioco e adesso ancora una volta con questa esitazione trova due punti importantissimi. Raddoppiato subito Mancinelli da Brown, la palla viene fatta ruotare su Amici che si prende il tiro con il difensore in faccia, ma lo mette comunque Alessandro Amici. Amici, lo abbiamo detto, è il go to guy, è il giocatore più determinato, il giocatore più in ritmo, e la squadra lo cerca per questo motivo e lui sta rispondendo alla grande. Meno 8 Fortitudo, attacca Treviso con Musso accoppiato a Mancinelli, si va da Fantinelli sul blocco di Brown, Fantinelli vuole attaccare Amici, va fino al ferro anche Matteo Fantinelli, buca una difesa di Bologna a volte un po' troppo facile da penetrare come in questo caso. Sì, fan prendere Bologna sicuramente conosce le caratteristiche di Sabatini e Fantinelli che vogliono arrivare al ferro, ma l'aiuto del lungo rimane un po' troppo poco e concede queste penetrazioni. Ancora Brown raddoppia subito su Mancinelli, lo costringe a scaricare per Amici, palla vagante raccolta da Cinciarini, accoppiato a Musso, blocco di Brian, vuole splittare il raddoppio di marcatura a Cinciarini che finisce a terra, scambettato, ha subito fallo credo di Brown. Sì, ha cercato di splittare il pick and roll, credo che il fallo sia giusto, perché ecco adesso lo stiamo rivedendo, cerca di andare in mezzo, Brown gli tocca il ginocchio, è sicuramente un fallo giusto da parte del fischiato dagli arbitri. E adesso Pilastrilli ha chiesto raddoppi sistematici appena Mancinelli riceve palla, abbiamo visto Brown flottare subito sul capitano della Fortitudo per evitare che Mancinelli possa creare gioco dal post basso, cosa che di fatto ha creato la rimonta di Bologna.
che si è arenata sul meno 10, rimessa affidata a Amici, è tornato in campo Pini al posto di Brian nella rotazione di lunghi di coach Bonincioli, ricezione per Amici, blocco di Pini, cambia Brown che rimane sull'esterno, si va a cercare il mismatch con Pini accoppiato a Fantinelli, Mancinelli con 2 secondi deve forzare il tiro da 3 punti, lo sbaglia non avvicinandosi neanche al ferro. Sì, stavolta non ha concesso la Treviso di avvicinare la palla a canestro, alla fine è stato un tiro con il tempo che stava per scadere di Mancinelli. Ha dovuto forzare e anche per questo motivo ha sbagliato e non di poco il capitano di Bologna, Musso contro Cinciarini, l'uscita di Antonutti che cambia lato per andare a servire Fantinelli, fischio arbitrale lontano dalla palla, contatto fra Brown e Cinciarini e fallo commesso dal difensore di Bologna. Sì, la Treviso, come ha più volte sottolineato coach Pillastrini durante il time out, deve continuare a giocare ribaltando il lato, deve avere pazienza e cercare anche queste situazioni di falli. Terzo fallo per Daniele Cinciarini, rimessa per Fantinelli che scambia con Brown, può ovviamente cominciare a utilizzare anche un po' il cronometro adesso Treviso, visto il suo vantaggio, vista la situazione appunto del cronometro, il tiro da 3 punti sbagliato da Sabatini, rimbalzo in attacco di Brown che subisce il quarto fallo di Giovanni Pini, 2 tiri liberi per John Brown su questa palla vagante, la sua aggressività e la sua migliore lettura del rimbalzo del pallone ha avuto la meglio. Sì, diciamo che il tiro di Sabatini ha scheggiato il ferro, Brown era nel posto giusto al momento giusto, anche se adesso dopo il fallo subito sbaglia il primo tiro libero. Fallo non di Pini bensì di Amici, terzo personale per l'ala della Fortitudo, secondo libero per Brown, lo manda a bersaglio, 4 su 7 in lunetta l'americano di Treviso e la squadra di coach Pillastrini si riporta sul più 11 quando mancano 4 minuti e 25 alla fine del match. Pini va da Cinciarini che serve McKamey, buon primo passo per battere Sabatini, poi l'aiuto di Fantinelli arriva leggermente in ritardo e Fantinelli commette fallo sull'americano della Fortitudo. Sì, questa volta non sono riusciti a fermare con l'aiuto del lungo McKamey che è arrivato al ferro e adesso avrà 2 tiri liberi per cercare di riavvicinare in questi ultimi 4 minuti di gioco la Fortitudo. 16 punti per Dimitri McKamey che mantiene la perfezione di Bologna quest'oggi in lunetta, 21 su 21, 7 su 7 per l'americano con il numero 32 uscito dall'Università di Illinois, nativo di Bellwood. Secondo libero a bersaglio, lui li tira con il 76% in stagione e qui con questo 2 su 2 porta sul meno 9 la squadra di coach Bonincioli, il palleggio di Fantinelli, difesa zona adesso da parte di Bologna, cambia le carte in tavola Bonincioli in questo finale di gara per non dare punti di riferimento a Treviso. Sabatini va nell'angolo da Musso che attacca linea di fondo, poi schiaccia a terra il pallone per Brown, triplicato e stoppato da Pini, rimbalzo in attacco di Brown che riapre per Musso, il tiro non gli entra, rimbalzo per Pini che fa ripartire McKamey, da McKamey per Cinciarini, meno 9 palla in mano ma non può più sbagliare nulla adesso Bologna. Cinciarini, penetrazione, fischio arbitrale prima dell'azione di tiro, il fallo commesso da John Brown. Sì, continua questa idea che poi è l'idea degli esterni della Fortitudo di attaccare l'area in penetrazione o comunque usando il pick and roll e in queste due ultime azioni sta avendo successo anche perché sta caricando di falli la squadra trevigiana. Intanto c'è il quarto fallo. Sì. Quarto fallo di Brown, fallo commesso prima dell'azione di tiro, quindi non ci saranno tiri liberi, ci saranno da qui in poi perché con questo fallo ha raggiunto il quarto fallo, quindi il limite di falli la De Longhi. La rimessa effettuata da McKamey che va da Mancinelli, lo scambio con l'esterno americano preso in consegna da Negri, McKamey prova ad attaccarlo, vuole andare fino in fondo, sbaglia il tiro, il rimbalzo catturato da Antonutti che riapre per Fantinelli, il palleggio da parte del playmaker trevigiano, ancora la difesa a zona confermata, 1-2-2 anche su questo possesso da coach Bonincioli, prova a muovere la palla a Treviso, Fantinelli da 3 da fermo, sbaglia Brown a rimbalzo, palla vagante, si tuffa Cinciarini che la raccoglie, prova a rallentarlo Fantinelli, anche Musso prova a rallentarlo e poi Brown strappa la palla dalle mani di Pini, recupero importantissimo perché toglie alla Fortitudo un possesso sulla carta molto significativo. Sì, anche perché questa difesa 1-3-1 sta creando più di un problema
sta concedendo qualcosa a tiratori come Fantinelli, che non è un tiratore puro, anche se adesso si dimentica nell'angolo Musso e viene subito punito. Adesso Treviso attacca molto bene la zona 1-3-1 di Bonicioli, la punisce Bernardo Musso, Treviso si porta sul più 12 e fa un passo in avanti molto importante verso la conquista del match, anche se mancano ancora 2:43 alla fine della partita. Ancora il raddoppio sistematico su Mancinelli, che deve ribaltare il lato, passaggio di tocco di Cinciarini per Amici, che si butta dentro, subisce il fallo di Negri. Ancora Brown, appena Mancinelli riceve palla, subito flotta su di lui. Sì, diciamo che è stata sanguinosa la palla persa di Cinciarini e di Pini prima, anche perché al secondo recupero consecutivo poteva dare ulteriore inerzia. Poi invece, come giustamente hai sottolineato tu, attaccata benissimo la difesa 1-3-1, che ha il suo punto debole negli angoli, e questo tiro da tre punti dimostra come Treviso c'è. Sbaglia Alessandro Amici il primo tiro libero, si interrompe questa serie di 22 liberi consecutivi realizzati in questa partita da Bologna. Secondo a disposizione di Alessandro Amici, sono i primi della sua partita, li sbaglia entrambi e sono errori davvero molto sanguinosi, perché Bologna rimane sul meno 12. Palla nelle mani di Negri, che va da Antonuti, il consegnato nelle mani di Sabatini, picherola con Brown, fallo di McKamey su Gherardo Sabatini. Eh sì, qui McKamey è una difesa onesta, perché ha cercato di passare sul blocco, però era chiaramente in ritardo, anche perché Sabatini è molto rapido e ha subito questo fallo. Ultimi 2:22 del match con Treviso, che deve ovviamente provare a conservare questi 12 punti di vantaggio. La rimessa di Musso per Brown, che va da Sabatini. McKamey in difesa sul numero 1 in maglia dei lunghi, bel primo passo ancora di Sabatini, il tiro è corto, ma c'è Brown che conquista ancora un rimbalzo offensivo e poi non converte nei punti che valgono il più 14 dei lunghi Treviso. Sì, è stato bravo Brown a seguire questa penetrazione, però tutto è partito dall'uno contro uno di Sabatini, che ha costretto la difesa a chiudere e quindi ha aperto questo spazio per il rimbalzo offensivo e per il canestro di Brown, che porta a più 14 la Treviso. 18 punti, 9 rimbalzi per John Brown. A livello fisico di intimidazione, la sua presenza si è sentita tantissimo, anche al di là di quello che dicono le cifre. In più ci sono 7 falli subiti e ci sono almeno 2 stoppate per l'americano di Treviso. Poi c'è stata quella fase in cui Bologna ha giocato con il quintetto piccolo e paradossalmente lì Brown un po' ha sofferto, però direi che insieme a Antonuti, il giocatore che ha avuto un impatto migliore su questa gara, sicuramente lui per quanto riguarda la De Longhi. Sì, anche perché tutto quello che non dicono le statistiche sono tutte le palle sporcate, tutti gli aiuti difensivi, e nel momento in cui ha fatto anche un buon lavoro italiano, però costringeva sempre la difesa Fortitudo ad aiutare su di lui e quindi si sono aperti anche spazi per i suoi compagni. Ultimi 2:10 del match, 14 punti di vantaggio per Treviso, sembrano un gap sufficiente per portare a casa il match. Dopo il timeout andiamo da Carlo. Coach Bonicioli ha chiesto esplicitamente ai suoi giocatori di non mollare, di continuare a crederci, di continuare a giocare per davvero, mentre invece dall'altra parte coach Pilastrini ha chiesto alla squadra di Treviso di difendere, continuare a difendere, stare aggressivi sul pallone e poi chiaramente 5 giocatori a rimbalzo difensivo come chiamato prima. Ultimi 2 minuti del match, McKamey si ferma, poi cerca di andare nell'angolo da Legion, che taglia backdoor, palla diretta a Mancinelli, che se ne accorge un po' in ritardo, ancora il solito aiuto di Brown, si va da Pini, fallo antisportivo di Musso su Pini. Ecco, se c'era una cosa che poteva magari rimettere in partita Bologna era qualcosa di questo tipo, liberi e possesso per la Fortitudo. Ma sì, l'impressione non è che si sia visto benissimo da qua, però quando si è vista l'intenzione di Musso di spendere comunque un fallo, a prescindere dal giocare la palla o no, credo che questa sia stata l'interpretazione dell'arbitro e del conseguente fischio per il fallo antisportivo. L'ultima cosa che deve fare una squadra in vantaggio, che deve gestire una situazione come quella di Treviso, è commettere un fallo di questo tipo. Adesso Giovanni Pini è pronto a tintare i suoi 2 liberi, ne avrà 2 a disposizione, più possesso per la Fortitudo. Quest'oggi Pini 2 su 2 in lunetta, Bologna 22 su 24, era perfetta prima dei 2 errori di Amici nel viaggio in lunetta precedente. Il primo Pini adesso lo manda a bersaglio, tiratore Giovanni Pini di liberi da 73%, il secondo per lui rimbalza sul ferro ed entra.
Bologna meno 12 e possesso Fortitudo 1,53 da giocare. Ovviamente adesso non può più sbagliare nulla la squadra di coach Bonizzoli se vuole rimanere aggrappata alla speranza di rientrare in questa partita. Rimessa che sarà affidata a McKennie, marcato da Sabatini. Si propone il Legion, seguito da Musso. Ancora però l'arbitro cambia la posizione dell'americano di Bologna, che deve rimettere in campo il pallone. Palla finalmente consegnata a McKennie, che va da Legion. Lo scambio ancora con McKennie, preso in consegna da Sabatini. La palla schiacciata a terra per Mancinelli, solito raddoppio, la palla dentro per Pini che riapre nell'angolo per la tripla che non va a bersaglio, sbaglia Cinciarini e il rimbalzo è strappato dal solito Michele Antonuti, che ha fatto davvero tante ottime cose nel corso di questo match. Ultimi 90 secondi della partita e adesso ovviamente Treviso fa correre i secondi per quanto possibile. McKennie in difesa su Sabatini, si va da Antonuti contro Mancinelli, palla toccata dal capitano della Fortitudo, deviata fuori, rimessa a Treviso. Sì, è una buona difesa che non ha permesso a Treviso di avvicinarsi all'area e coach Pilastrini chiama subito time out per organizzare questo attacco. Poteva essere forse quella tripla fallita da Cinciarini l'ultima possibilità per Bologna di rientrare in questa gara. Mancano 80 secondi più 12 per la De Longhi, che ha avuto il merito di guidare tutta la partita fin dal break iniziale per poi mantenere il suo vantaggio sempre intorno alla doppia cifra. Ogni volta che Bologna ha avuto la possibilità o ha provato a riavvicinarsi, Treviso ha risposto da campione. E forse la cosa migliore, Paolo, che può trarre Pilastrini da questa partita, la maturità e la solidità di una squadra che ogni volta che si è vista minacciata nel punteggio ha trovato il modo di replicare come meglio non si poteva. Sì, è un'indicazione importante. Come ha detto prima anche il presidente Vazzoler, è una squadra che è ancora con il cartello dei lavori di costruzione in corso, e quindi dare questi segnali contro una squadra come la Fortitudo non può che far piacere a coach Pilastrini. E adesso a Treviso non resta che provare a portare a termine la partita per riscattare la sconfitta con Ferrara e tornare a quota 50% in classifica. Dopo il time out andiamo da Carlo. Coach Pilastrini ha chiesto esplicitamente ai suoi giocatori: mi raccomando, non facciamoli rientrare in partita perché dopo potrebbero farci seriamente male. E poi ha detto di starci con la testa. Chiaramente stesso concetto ribaltato per ciò che riguarda coach Bonicciolli, che ha chiesto ai suoi giocatori di continuare a crederci, di giocare organizzati, di mettercela tutta. Il lob per Brown che subisce a terra il fallo di Cinciarini. Si tratta per la Fortitudo del quinto fallo di squadra. Siamo quindi sopra il limite. Due tiri liberi per John Brown, 18 punti conditi da 9 rimbalzi, 4 su 8 in lunetta. Treviso di squadra 15 su 23 a cronometro fermo. E adesso per Brown la possibilità di mettere ancora due sigilli importanti per la De Longhi Treviso. Il primo libero di Brown è a bersaglio, lui li tira con il 73%. E anche questa volta trova soltanto la retina, 22 punti di media, leggermente sotto la sua media stagionale. L'americano della De Longhi che sbaglia il secondo libero, meno 13, palla in mano per la Consulta Invest. McKennie contro Sabatini, prova ad attaccarlo, poi va da Mancinelli sulla punta dell'arco, si alza per la tripla da fermo Mancinelli, ma la sbaglia. Rimbalzo per Sabatini, ormai Treviso vede vicinissimo il traguardo con Sabatini che porta la palla nella metà campo avversaria, difeso da McKennie, palla nelle mani di Antonuti che va da Brown contro Mancinelli, taglio di Antonuti che non riesce a schiacciare, la palla non entra. Poteva essere davvero il punto esclamativo, la ciliegina sulla torta della vittoria di Treviso, e invece Legion ferma tutto con questa bomba. Eh sì, era un dai e vai molto ben giocato, però Pini non si è arreso, è andato avanti a cercare di recuperare, non ha permesso la schiacciata a Antonuti. Il palleggio di Sabatini, più 10 Treviso, e ormai è già cominciata sugli spalti la festa del pubblico trevigiano. Finisce a terra Pini, Musso con tanto spazio per i tre punti, non li trova, rimbalzo Mancinelli, ultimi 25 secondi del match. McKennie nell'angolo da Legion che vuole attaccare contro Sabatini, lo chiude bene il numero 1 di Treviso, Mancinelli per Cinciarini che attacca, alza la parabola, il tiro non gli entra, tocca rimbalzo Brown e la palla è di Treviso con Sabatini, a cui non resta che superare la metà campo per completare la vittoria. La De Longhi Treviso batte la Consulta Invest Bologna, punteggio finale 84 a 74. Treviso riscatta la sconfitta contro Ferrara e ottiene una vittoria molto importante per risalire in classifica a quota 50%, 5 vinte e 5 perse. Sì, è importante la vittoria di Treviso, una partita condotta dall'inizio alla fine, una maturità dimostrata quando
la Fortitudo più volte ha cercato di riavvicinarsi arrivando anche a meno 5 con la palla in mano, quindi un segnale importante per una vittoria che Treviso ha cercato e ha voluto.